Questo programma è offerto da... Un punto di riferimento per i professionisti del mondo dell'immagine, FG, è in via Salute 13, a Portici. Vuoi poter scegliere senza preoccuparti del prezzo? Abbiamo la soluzione che fa per te. Miscomode ti offre tutto ciò che cerchi, dalla taglia 44 alla 54, a prezzi imbattibili. I prezzi sono da far girare la testa, perché da Miscomode parte tutto da 5, 10 e 15 euro. Da oggi quindi non puoi sbagliare. Sai dove andare ad acquistare. Miscomode, dalla taglia 44 alla 54, in via Cellini a Portici. Colore, glamour e convenienza, tutto questo è Paola Morris. Puoi trovare capi di qualità e tendenza a prezzi anticrisi. Da Paola Morris infatti i prezzi partono da 5, 7 e 9 euro. Imperdibile sconto poi del 30% su tutta la collezione. Dove trovare Paola Morris? In via Cellini a Portici. Cosa aspetti? Corri da Paola Morris. Amici di Portici Magazine, come sempre, bentrovati. Solo pochi secondi, poi rientriamo qui in studio. Ascoltiamoci insieme questa piccola sigla iniziale. Eccoci qui in studio, prima di iniziare il lungo percorso di informazione partendo come sempre dalla cronaca, vi ricordo il nostro indirizzo email porticimagazine@libro.it oppure digitate canale Portici per entrare nel nostro profilo Facebook. E prima di dedicare ampio spazio alla pagina che riguarda queste politiche 2013, diamo uno sguardo sulla cronaca. Sono stati effettuati infatti degli arresti, uno un po' sui generis, l'altro si tratta purtroppo ancora di rapine. Ascoltiamo insieme. Ancora un'azione portata a termine dagli agenti del commissariato di polizia, intervenuti in uno stabile di Piazzale Divina Provvidenza a seguito di una denuncia segnalata telefonicamente. La stessa riguarderebbe un uomo che avrebbe tentato di forzare la guardiola del portiere dello stabile per sottrarre le chiavi appartenenti ai box auto dei condomini. Gli agenti sarebbero arrivati con tempestività sul luogo dell'accaduto, cogliendolo, il 41enne, sul fatto, rinvenendo nelle sue tasche ben 3 mazzi di chiavi. Le stesse apparterrebbero non solo ai box auto, ma anche al cancello automatico ed alcune cassette della corrente elettrica, bloccati con l'accusa di rapina aggravata a due giovani porticesi e di San Giovanni a Teluccio, rispettivamente di 20 e 17 anni. I due, insieme ad un complice in via di identificazione, avrebbero rapinato un esercizio commerciale sito in corso Garibaldi. La rapina non sarebbe andata liscia a causa di una reazione di uno dei clienti e quindi di una colluttazione tra rapinatori ed il soggetto che avrebbe rapinato, facendo sì che i volti dapprima coperti dei 3 malviventi restassero scoperti dalla sciarpa che li copriva. I 3 sarebbero inoltre sospettati di essere responsabili di altre rapine avvenute nel mese di gennaio tra Portici, Barra e San Giovanni, tra cui proprio poco più di una settimana prima lo stesso esercizio commerciale di Portici. E dopo questo intro di cronaca parliamo proprio delle politiche 2013, è stata lunga la lotta, vediamo come è andata a finire questo lungo percorso elettorale e le elezioni, vediamo. Thank you.
trepida l'attesa di questo weekend elettorale per tutta Italia, il dado è stato tratto e i risultati delle votazioni degli italiani hanno dato quindi il responso su chi governerà per i prossimi anni e di chi siederà alla Camera e al Senato della Repubblica. Portici e l'Interland vesuviano ha sceso in campo più di un nome alla corsa al potere parlamentare. Si tratta dell'ex sindaco della città di Portici, Vincenzo Cuomo, che ha raggiunto la poltrona al Senato con il Partito Democratico. Il leader cittadino di Sinistra e Libertà e il candidato alla Camera dei Deputati Salvatore Iacomino, poi Luisa Bossa, candidata alla Camera per il Partito Democratico, senatrice uscente ed ex sindaco di Ercolano, il consigliere della destra Carlo Aveta alla Camera, Mauro Mazzone, candidato alla Camera con la lista Rivoluzione Civile, ed infine Valeria Manzo, candidata con la lista Fratelli d'Italia. I risultati definitivi per quanto riguarda le elezioni al Senato e con il centro-sinistra con 31,6%, il centro-destra al 30,66%, il Movimento 5 Stelle al 23,79%, in coda Mario Monti con l'Italia. Per quanto riguarda invece la Camera, il centro-sinistra al 29,54%, il centro-destra al 29,13% e il Movimento 5 Stelle al 25,55%. Andando invece nello specifico per quanto riguarda la città di Portici, il totale della coalizione per Luigi Bersani con 11.473 voti va ad un 41,17%, invece la coalizione di centrodestra con 6.441 voti al 23,07%, il Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo con 6.535 voti con un 23,46%. Mario Monti per l'Italia con 2.009 voti con un 7,21%. Insomma, prospettiva di rinnovamento con i grillini al Parlamento, questo ha sottolineato proprio il leader Beppe Grillo, che ha poi aggiunto di voler mantenere tutte le promesse fatte in campagna elettorale. Il centro-sinistra, malgrado il presunto grado di ingovernabilità dell'Italia, si dice pronto ad affrontare la sfida, mentre il centrodestra, salito al podio al secondo step, si mostra comunque soddisfatto dell'esito. Adesso resta soltanto attendere se l'ex sindaco porticese Enzo Cuomo resterà fedele alle sue intenzioni espresse in passato. Sedendo al Senato adesso si dovrebbe ottenere maggiore interesse per l'Interland vesuviano oltre che per l'intera regione. E proprio riguardo alle polemiche che abbiamo accennato proprio prima del servizio appena andato in onda, che ha riguardato le politiche 2013, una polemica che è stata alzata dal Partito Italia dei Valori qui sul nostro territorio, sul territorio porticese, rispetto al movimento politico Grande Sud. Il motivo pare sia stata la pizza omonima che ha presentato Grande Sud quest'anno. Infatti pare che Italia dei Valori proprio a Portici l'abbia presentata nel 2009. Vediamo. In questo periodo elettorale c'è la corsa ai primati, non ultimo quello fatto, o quanto meglio menzionato, la Grande Sud, che ha presentato la pizza Grande Sud a Napoli. Hanno detto che sono stati primi, invece siamo qui forse per smentire questa cosa. Non sono stati primi a dedicare una pizza al movimento politico. Bah, questa ormai l'Italia tutti copiano. Mi fa piacere, perché fin quando si parla di pizza e quindi di un grande alimento che sta sulla tavola ormai di tutti i napoletani, e che è importante, perché diciamo che la pizza è un alimento completo, nello stesso momento diciamo che questa cosa, a mio avviso, è stata copiata. Noi in questa pizzeria, la pizzeria del centro, nel febbraio del 2009, alla presenza dell'onorevole Marrazzo e alla presenza dell'onorevole Formisano, ci inventammo, grazie al proprietario di questa pizzeria, la pizza dei valori, che è composta da prodotti tipicamente napoletani e quindi del sud: il pomodoro, la nostra mozzarella e i prodotti tipici poi del nord, che sarebbe lo speck, sarebbe il formaggio, diciamo. E nello stesso momento voleva dare un segnale di unire l'Italia e non di dividere l'Italia come il nord. Quindi noi qui a Portici, attraverso la pizzeria del centro, abbiamo inventato la pizza dei valori, diciamo, con i deputati di Italia dei Valori.
Oggi come si viene a dire che è stata per la prima volta inventata una pizza da un partito politico nel 2013, quando ci sono stati altri che già nel 2009 hanno fatto lo stesso? Ma questo non è una polemica. Se serve ad unire l'Italia, che ben vengono le pizze di tutti i partiti. Noi dobbiamo iniziare ad amare l'Italia tutta, dallo Stivale fino alla Val d'Aosta. Dobbiamo essere tutti quanti uniti, anche attraverso la pizza, anche attraverso gli alimenti, anche perché noi abbiamo delle grandi tradizioni, abbiamo delle grandi cucine qui al sud e ci sono delle grandissime cucine pure al nord. Perché si tenta di dividere queste due culture, due arti culinarie che sono importanti, che possono camminare a braccetto? È bello mangiare la pizza napoletana, può essere pure bello mangiare un risotto milanese. Questo significa che fa parte della nostra cultura, bisogna unirci, stare tutti insieme. E come il comune di Portici all'epoca, prima di iniziare il consiglio comunale, fa l'inno nazionale in virtù dell'Unione d'Italia, questo lo dovremmo fare in tutta Italia. Cioè, perché gli altri consigli comunali prima di iniziare non fanno come la città di Portici, che inizia con l'inno nazionale? Io per esempio nelle scuole comunali il prossimo sindaco gli dirò che prima di iniziare qualsiasi tipo di lezione è bello educare i bambini all'inno nazionale. Io alla mia età, ne ho tanti di anni, ancora oggi quando sento l'inno nazionale ho due brividi. I ragazzi piccolini oggi, quando sentono l'inno nazionale, o parlano o chiacchierano, non lo conoscono bene. Se invece noi iniziamo ai ragazzi, fin dalle elementari, imparare l'inno nazionale, è un momento patriottico importante, è un momento di sentirsi vicino all'Italia. Oggi non siamo più nazionalisti come una volta, abbiamo bisogno di essere più italiani, di sentirci uniti. Noi dobbiamo sentire la stessa cosa, lo dobbiamo far sentire ai nostri figli, ai nostri bambini, essere più vicini alla nostra Italia, più vicini ai valori della nostra Italia. Noi abbiamo valori da insegnare, ecco perché nasce la pizza dei valori, perché nasce la pizza dei valori in questa pizzeria, perché questa nel 2009, questa pizzeria è la prima che ha lanciato un segnale di unità. E la pizzeria di Portici, pizzeria del centro, è quella che insieme all'amministrazione comunale vuole l'unità d'Italia. Questa intervista ringraziandola e dicendo che ben venga la polenta, ben venga la pizza a questo punto, e che l'Italia riceva davvero un cambiamento forte e che l'Italia diventi davvero il bel paese che un tempo era. Grazie. Prima di voltare decisamente pagina, aspettiamo soltanto qualche minuto di pubblicità e poi torniamo per parlare di tanti altri argomenti. FG, da sempre migliori nel campo della stampa tipografica, offset e digitale. Anni di esperienza hanno permesso ad FG di diventare una realtà unica nel panorama delle arti grafiche, per soddisfare ogni tipo di richiesta di stampa, di impaginazione e di grafica. Da FG il cliente viene seguito in ogni fase produttiva direttamente in sede, grazie ad un reparto di prestampa in costante aggiornamento ed un parco macchine estremamente all'avanguardia. Un punto di riferimento per i professionisti del mondo dell'immagine. FG è in via Salute 13, a Portici. Colore, glamour e convenienza, tutto questo è Paola Morris. Puoi trovare capi di qualità e tendenza a prezzi anticrisi. Da Paola Morris infatti i prezzi partono da 5, 7 e 9 euro. Imperdibile sconto poi del 30% su tutta la collezione. Dove trovare Paola Morris? In via Cellini a Portici. Cosa aspetti? Corri da Paola Morris.
poter scegliere senza preoccuparti del prezzo? Abbiamo la soluzione che fa per te. Mi Scomode ti offre tutto ciò che cerchi, dalla taglia 44 alla 54 a prezzi imbattibili. I prezzi sono da far girare la testa, perché da Mi Scomode parte tutto da 5, 10 e 15 euro. Da oggi quindi non puoi sbagliare, sai dove andare ad acquistare. Mi Scomode, dalla taglia 44 alla 54, in via Cellini a Portici. Ben rientrati in studio, ricordiamo ancora come sempre il nostro indirizzo email porticimagazine@libro.it oppure il nostro canale Facebook Digital Canale Portici, contattateci. Portici per tanto tempo, comune riciclone, parliamo infatti proprio di rifiuti. È stata inaugurata l'isola ecologica più grande e più capiente, pare possa essere uno spunto per migliorare ancora la raccolta differenziata sul territorio. Vediamo cosa si tratta.19 differenti rifiuti, verificati dettagliatamente per quel che concerne il raccolto grazie all'utilizzo di una pesa per il controllo degli automezzi che escono dal centro e quindi della quantità di rifiuti trasportati. Stiamo parlando di uno dei centri di raccolta rifiuti più completo della regione, quello di Via Farina, inaugurato pochi giorni fa, ottimizzato grazie alla provincia e ai fondi posti in essere attraverso il bando. Trasferimenti ai comuni della provincia di Napoli per investimenti finalizzati allo sviluppo e incremento della raccolta differenziata mediante la realizzazione di isole ecologiche. L'ottimizzazione sarebbe infatti avvenuta in merito al decreto del 13 maggio 2009 del Ministero dell'Ambiente in merito alla disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani differenziati e ai requisiti che devono avere. Inoltre, i pannelli solari esistenti quale fonte di alimentazione risultano fonte di risparmio economico per le stesse casse comunali. Legno, materiali reflui di potatura, olio vegetale esausto, plastica dura, ceramiche e materiali edili, grandi e piccoli elettrodomestici sono i materiali che i porticesi continueranno a conferire presso l'isola ecologica, materiali non inseriti nella comune raccolta porta a porta. Più grande e rinnovata, l'isola ecologica di Via Farina permetterà l'apporto di una quantità maggiore di rifiuti differenziati e quindi il raggiungimento di risultati ancora più determinanti rispetto al passato in materia di differenziata. Quest'anno è stato l'anno dei discorsi basati sull'economia, sulle finanze, sulla spending review, ma questi sono argomenti che hanno trattato maggiormente gli adulti. Strano sentito dire da alcuni bambini che hanno costituito virtualmente una banca, hanno appena 8-9 anni. Io mi trovo insieme a Gianmarco e a Corrado, che hanno dato vita ad un'iniziativa che la definirei sui generis, però di una grandissima intraprendenza economica e finanziaria, cosa che in questo paese proprio, diciamo, necessita ampiamente in questo periodo. Voi siete ragazzini, ma vivete comunque appieno la realtà di questo paese. Ecco, voi avete creato una banca virtuale. Io do prima la parola a Corrado e poi parliamo con Gianmarco. La nostra banca si chiama BLGC, ossia Banca Luciano Gianmarco e Corrado. La nostra banca serve anche a far capire agli adulti, a comprendere agli adulti che ci dovrebbero rendere, per farci rispettare una vita politica e farci prendere assieme a loro le decisioni, appunto, per migliorare la nostra Italia. E questa nostra banca ha molte semplici regole, tra cui se perdi facciamo una ricevuta ai clienti, se la perdono perdono anche i soldi. Il massimo che si può depositare di soldi è 20 euro, il minimo è 5 euro. Inoltre c'è una
commissione per questa banca? Prima ho sentito, se non erro, 2 euro, giusto? 2 euro, sì, 2 euro da pagare al mese se non si vogliono perdere soldi. A proposito, se del fatto di perdere soldi, se il proprietario, ossia io Gianmarco, se perdiamo i soldi, ripaghiamo i clienti di tasca nostra. E poi assieme a queste 3 regole si aggiungono molte altre 4 regole molto fondamentali. Ok, allora passo la parola a Gianmarco che ci spiega queste 4 regole. Allora, se perdi la ricevuta hai perso i soldi, e che se non paghi questi 2 euro nel mese vi chiamiamo e venite a darceli. Poi se noi perdiamo i vostri soldi, cioè li spendiamo per qualche cosa che a noi ci serve, li investite? Sì. E li ripaghiamo di tasca nostra. Poi l'ultima regola? Abbiamo dette tutte. Allora ritorno un attimo su Corrado e chiedo: come è nata l'idea di questa banca e da chi prendete i soldi? Allora, l'idea di questa banca, come ho detto prima, è la voglia di farci, di rendere anche noi bambini piccoli, siamo ragazzi. Quanti anni avete innanzitutto? 12, 9. 9. Di farci, di renderci, da farci rispettare dei grandi anche nella vita politica, nelle scelte politiche per migliorare la nostra penisola italiana. E a proposito, i soldi li conserviamo, li prendiamo dai nostri familiari, tipo genitori, mamma, papà, cioè zii e nonni e così via. Ok ragazzi, io vi faccio i complimenti per questa grande iniziativa. Che dire, speriamo che da grandi magari potete gestire qualcosa di più grande, ve lo auguro tutto il cuore. Grazie. Voltiamo decisamente pagina, parliamo di sport, però questa volta parliamo del Napoli, proprio in prossimità del fatidico incontro Napoli-Juventus. Noi abbiamo intervistato in merito il titolare di un locale che rilascia uno scontrino un po' particolare, uno scontrino non fiscale con su scritto "Odio la Juve". Francesco, titolare della birreria Black Hole qui a Portici, vogliamo spiegare questa simpatica quanto singolare iniziativa? Che... Allora, questa iniziativa diciamo è stata fatta dal mio socio Alfonso Dani Allacovino, così giusto per scherzo, e niente, l'abbiamo pubblicata su Facebook e poi qualcuno l'ha pubblicata su Calcio Napoli 24. Immediatamente c'è stata una risposta da parte di tutti i tifosi per questa iniziativa. Niente. Si tratta. Praticamente abbiamo segnato sullo scontrino preconto, non lo scontrino fiscale, abbiamo segnato il The Black Hole odio alla Juve. Vabbè, siamo tifosi del Napoli, quindi abbiamo segnato questa cosa. E niente, quindi subito c'è stata da parte di tutti i tifosi del Napoli una grande simpatia a questa nostra iniziativa, nata così per scherzo, insomma. Poi subito dopo, sul mattino, ha avuto un bel riscontro. Per una settimana non si è capito niente, abbiamo avuto decine e decine di telefonate da parte di tutta Italia, che alcuni si arrabbiavano, alcuni diciamo ci davano la loro stima, e niente, questo è stato. Sono tanti juventini anche qui a Napoli, qualche critica simpatica c'è stata? Certo, qualche critica, vabbè, qualcuno che ha detto non verremo mai più a mangiare da voi fino a quando non ci chiederete scusa, qualcuno ha detto vabbè, verremo comunque, l'importante è che non ci avvereni, niente, che capitano in tutti i posti di Napoli, insomma. Quindi Francesco, i juventini sono accetti nel locale? Sono bene accetti, però devono gridare forza Napoli, perché se no li facciamo entrare. Altrimenti pagano di più. Altrimenti pagano il doppio, il resto lo diamo in beneficenza. Senti, allora facciamo un pronostico. Tra qualche giorno ci sarà la partitissima, vogliamo fare un pronostico? Non mi voglio sbilanciare a dare pronostici, perché non siamo pure molto scaramantici, quindi speriamo bene, vai. Speriamo bene di vincere e andare avanti. Questa sarà una settimana particolare, anche però nell'atmosfera del Black Hole. Certamente, abbiamo avuto, dopo questa iniziativa che abbiamo avuto, parecchie telefonate di persone, tifosi, per venire qui a vedere la partita, perché The Black Hole porta bene, quindi ci auguriamo che porti bene anche al Napoli. Napoli, 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 forza Napoli,
Ma vediamo voi cosa avete risposto proprio in procinto dell'incontro Napoli-Juventus. Ci faccia un pronostico per Napoli-Juventus. Mi accontenterei di un 1-0 all'89esimo, autorete di Marchisio. Alla grande proprio. Perché proprio Marchisio? Ce lo spieghi. Marchisio perché è un nostro caro estimatore. Però devo dire, infatti hai detto il Napoli lo stimo nell'ultima intervista. Vabbè, quello poi ovviamente, cosa doveva dire adesso? E allora bilanciamoci, il Napoli batte la Juve, lo scudetto a chi va? Lo scudetto, io sono un tifosissimo del Napoli, ma credo sempre alla Juve, purtroppo. Mamma mia, sei arrivato proprio un gran tifoso. Sicuramente 3-0. Per chi? Per il Napoli, scusa. Dunque la Juventus proprio alla deriva a Napoli. Sicuramente sì. Oggi è l'anno per il Napoli. E dato che la vedo così sicuro, ci vuole dire anche i marcatori? Sicuramente Cavani, il nostro Insigne e Amsi. Scudetto al Napoli. Sicuramente, sai, sono passati troppi anni. E poi abbiamo un po' di rammarica che non ci abbiamo mai dato. Ma ci sono qualcun altro che si sta dando delle soddisfazioni. Tipo? Cavani. Signorina, ci fare un pronostico su Napoli-Juventus? Spero che vinca il Napoli. Ma il punteggio finale? 2-0. Vuol dire? Non lo so. Cavani, amo. Cavani. Non saprei. Siamo le due in classifica, non... Del Napoli o della Juve? Napoli. E quindi? Si sbilancia il pronostico. Non lo so, non mi piace fare pronostici su partite così importanti. Pescaramanzia? A parte Pescaramanzia, ma se dopo sbaglio non lo so. Ma un 0-0. 0-0. 0-0, così continuerà la bellezza del campionato, in effetti. E sono tutti contenti. E il Napoli? No, buono proprio. Vince la Juve? Non è buono perché non approfitti l'occasione. Ma perché i punti perde proprio. Chi vince, il Napoli o la Juve? Vittoria Napoli 2-0. Gol di? Napoli 2 Juve. Chi segna? Chi segna del Napoli? Segna forse a Napoli Bide Cavani. Mandador Cavani MC. Come di routine, questo sarebbe stato il momento dedicato alla nostra rubrica in 5 minuti curata da Ciro Amendola. Ora siamo quasi alle porte delle elezioni comunali e noi di Portici Magazine abbiamo deciso di dedicarle interamente alla campagna elettorale, quindi in 5 minuti sarà sospesa per tutto il periodo. E con questo io mi fermo qui, vi ringrazio per essere stati insieme a noi anche questa sera. Vi ricordo i nostri appuntamenti settimanali, ogni martedì in prima battuta alle ore 21, in replica ogni mercoledì mattina alle ore 10, ogni sabato alle 14.20, abbiamo anticipato di poco più di mezz'ora, ed ogni domenica alle ore 17, sempre su Metropolis TV, canale 669 del Digitale Terrestre. Grazie ancora per essere stati insieme a noi, vi do appuntamento alla prossima settimana. Bacio a tutti, buona serata. Questo programma è stato offerto da un punto di riferimento per i professionisti del mondo dell'immagine, FG, e in via Salute 13, a Portici. Vuoi poter scegliere senza preoccuparti del prezzo? Abbiamo la soluzione che fa per te. Mi Scomode ti offre tutto ciò che cerchi, dalla taglia 44 alla 54, a prezzi imbattibili. I prezzi sono da far girare la testa, perché da Mi Scomode parte tutto da 5, 10 e 15 euro. Da oggi quindi non puoi sbagliare, sai dove andare ad acquistare. Mi Scomode, dalla taglia 44 alla 54, in via Cellini, a Portici. Colore, glamour e convenienza, tutto questo è Paola Morris. Puoi trovare capi di qualità e tendenza a prezzi anticrisi. Da Paola Morris infatti i prezzi partono da 5, 7 e 9 euro. Imperdibile sconto poi del 30% su tutta la collezione. Dove trovare Paola Morris?
in via Cellini a Portici. Cosa aspetti? Corri da Paola Moris.